Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Possibile che l'Avellino non sia stato in grado di gestire, dico paradossalmente, quella tensione accumulata dopo la gara del picco, vista anche ad un ragionevole riconosciuto, ovviamente, anche da Rossi, troppo sforzo per due gare a ridosso l'una dell'altra. Credo che noi dobbiamo essere fiduciosi, innanzitutto per come abbiamo condotto la gara, perché fare una prestazione sotto l'aspetto comunque della volontà, della determinazione, dello stare in campo da squadra vera, questo ci deve dare fiducia di andare a Bologna e rigiocare una partita come quella che abbiamo fatto martedì a Spezia e come abbiamo fatto stasera. Consapevoli che un episodio che oggi ci ha detto male, magari martedì ci dice bene, basta magari un gol, riapri la gara e sotto l'aspetto psicologico posso cambiare tante cose, dove tutta poi la pressione per una squadra che in questo momento è con un piede nella finale playoff può diventare magari anche un boomerang. Quindi ripartire da questo, di più ai ragazzi credo che nessuno possa chiedere per come è stata fatta la gara. È normale che il Bologna non ha concesso nulla, è venuto, ci ha chiuso tutti gli spazi con grande determinazione, con due velocisti là davanti a ripartire, anzi direi che siamo stati veramente molto molto bravi a non concedere nessuna ripartenza. L'unica, per una gran giocata di Matusa, che ha verticalizzato una gran palla, Sansone è stato bravissimo, anche se in fuorigioco, però è stato bravissimo a far gol. E da lì era normale che la partita è diventata ancora più difficile, che Bologna ha praticamente rinunciato ad attaccare. Noi con poca lucidità abbiamo creato sicuramente poco, qualche mischia, l'unica grande occasione con Zito, però hanno dato tutti i ragazzi. Credo che la cosa più bella sia stata l'applauso dei tifosi e sono felice di questo e credo che i ragazzi meritavano di uscire dal campo con un riconoscimento del genere per quello che comunque hanno fatto in questo campionato e quello che hanno fatto in queste due partite di playoff. Le difficoltà erano innumerevoli, ti ripeto, ieri non è che uno mette le mani avanti, però è oggettiva, una squadra che gioca 120 minuti, una partita del genere è normale che abbiamo speso tantissimo sotto l'aspetto fisico, ma soprattutto sotto l'aspetto mentale. Sia mercoledì che giovedì praticamente i ragazzi hanno fatto un po' di palleggi giusto per recuperare il più possibile, però lasciati proprio mentalmente tranquilli. E ti ripeto, oggi mi hanno ancora una volta sorpreso perché credo che ci sia poco da rimproverare ad una squadra che ha reso, credo, orgogliosa una tifoseria interna. Massimo, visto che il Bologna è stato bravo a chiudersi e ci ha chiuso sulle fasce complice un po', ovviamente anche la stanchezza, secondo te dove possiamo attaccare questo Bologna che comunque è sembrato vulnerabile in alcuni frangenti? Dome, ti ripeto, la questione è nel ritrovare un po' di freschezza, naturalmente, e soprattutto cercare, cosa che dovevamo cercare anche oggi, un po' di più i cambi di gioco, che erano quelli che potevano permetterci di poter andare poi con dei traversoni, con la difesa avversaria magari che scappava un po' di più, o poter andare a far male, soprattutto sfruttare un po' sia Comi che Mokulu. In questo c'è stata poca lucidità nel fare magari la giocata giusta nel momento giusto. Come ha detto Annibale, abbiamo fatto 15 minuti di grande ardore, poi la partita è andata un po' in equilibrio e invece il secondo tempo credo che sia stata giocata sotto ritmi molto molto alti. È normale, come diceva anche Titti, avevo poche possibilità di poter cambiare la partita. L'unica davanti avevo solo Marcello e a centrocampo poco o niente. Ho cercato un po' di dare una spinta di più di là, cercando un po' con Antonio e Luca gli ultimi 15 minuti di cercare un po' di più la superiorità e da lì infatti qualcosina siamo riusciti a creare, però sinceramente c'era poco per poter cambiare la partita, solo qualche episodio, qualche mischia, qualche lancio, qualche spizzata potevamo
creare i presupposti come poi è stato fatto. Massimo, quanto è pesata l'assenza di un calciatore come Castaldo, che è praticamente un uomo squadra, e soprattutto anche la buona vena di Arini al centrocampo, perché gli mancava l'interdizione e quindi tu hai dovuto stravolgere un po' tutto il centrocampo? Ma più che altro l'assenza di Castaldo è pesata proprio per lo sforzo che avevamo fatto 3 giorni fa, perché avere 3 attaccanti freschi come Mugulu, Trotta, comunque Comi, ci avrebbe permesso comunque di dare qualcosa in più. E quindi avere un Castaldo comunque in una condizione accettabile da poter sfruttare magari il secondo tempo sarebbe stata una grande arma. E l'importanza di Mariano, soprattutto nel girone di ritorno, credo che sia palese. Quindi un giocatore che dal punto di vista tattico è straordinario, bravo nelle seconde palle ad accorciare sempre la squadra, e mi avrebbe permesso poi di poter sfruttare molto di più gli interni di centrocampo. Stasera potevano darci qualcosa in più. Sì, è difficile. Proveremo in tutti i modi, però 10 giorni praticamente non fa neanche un po' di corsettino. Quindi ho portato in panchina per fargli assaporare il clima dei playoff, credo che lo meriti, poi anche eravamo numericamente contati. E quindi vediamo se tra domani e lunedì riesce almeno a fare 3 allenamenti decenti. Dai. Paradossalmente a Bologna si presenta la stessa sfida con maggiore difficoltà, perché bisogna vincere almeno 2-0. Questa cosa, secondo te, può essere la molla, lo scatto, al di là del fatto che la squadra ha sempre dato tutto, ma questa partita da vita o morte, no? Secondo te può essere anche come la pedale, perché tanto ormai è un aspetto psicologico, no? Una volta che hai recuperato le energie, sì, sì, dal punto di vista tecnico tattico non hai più nulla da dire. Titti, è questo, te l'ho detto, è una partita dove tu ormai hai niente da perdere, nel senso che non hai niente in mano, la qualificazione ce l'hai in mano il Bologna, e andare convinti di riuscire comunque a cercare il gol subito, in modo da poter avere quella speranza poi nei minuti rimanenti di poter fare magari un'altra grande impresa. Quindi dobbiamo assolutamente archiviare velocemente questa sconfitta, perché ripeto, è una sconfitta immeritata. E questo ci deve dare la forza, perché con Bologna comunque in queste 3 gare tra le 2 di campionato e questa di stasera abbiamo dimostrato di potercela comunque giocare, e anche se oggi è stata una partita impari per tanti motivi che ho detto ieri, e quindi cercheremo di non lasciare nulla di intentato e di trovarci con l'episodio che ci possa dare speranza fino al 90. La scelta di regole del centrocampo è stata forse un po' traslata, è una squadra un po' troppo sbilanciata forse, no? Con Schiavon, diciamo, c'è stata maggiore copertura e anche maggiore costruzione del gioco, per esempio. E poi magari nei minuti finali perché non provare la carta Comi, Castaldo, Comi e Trotta e Mucuro lì davanti, magari con Mucuro dietro e tutto sbilanciato, no? Allora, per quanto riguarda regole, avevo bisogno di un interno di gamba che potesse fare l'interno come piace a me. È un giocatore che nasce in quel ruolo, che ha fatto il terzino, quindi un giocatore più di equilibrio di regole non c'era. E per quanto riguarda nel finale, meglio perdere 1-0 che 2-0. Massimo, Daniel Rossi ha detto naturalmente che fin il primo tempo ci sarà un secondo tempo a Bologna e lui verrà sulla porta di suoi giocatori. Però a un certo punto ha detto che l'Avellino di 120 minuti di Spezia praticamente oggi non li ha pagati, però lui che è esperto, cioè che ha giocato parecchie partite ogni 3 giorni, dice che normalmente spada alla terza partita. Vuol dire che non sia così. Vuol dire che io ho l'impressione che ha fatto prima e poi dopo. Sicuramente lui ha più esperienza di me dei playoff, quindi per me sono i primi e quindi anch'io sto imparando a conoscerli. E vediamo, vuol dire che cambierò 8 giocatori, non so, metterò gente più fresca. Senti, qua nessuno però sottolinea un fatto importante, la partita è stata decisa da un gol irregolare, quindi ancora una volta gli arbitri hanno sbagliato per l'ennesima volta, ci hanno tolto il gol di Pomi con Vicenza. Oggi nessuno ne parla, però in pratica il Bologna ha vinto con un gol irregolare. Ci stanno 5 di loro, nessuno di 5 è stato capace.
scandalo, cioè il calcio ormai sta diventando uno scandalo, dalla FIFA in poi, i campionati ormai vengono decisi da episodi che però svantaggiano sempre le squadre cosiddette. Io quello che posso, quello che il gol fosse fuori gioco, credo le immagini siano chiarissime, che da un certo punto in poi non ci sia stato un solo episodio, dico un solo episodio arbitrale a nostro favore, questo credo l'abbiate visto tutti. Di più cosa vi devo dire? Le partite vengono decise da episodi arbitrali, da episodi che a volte sono un po' si estraneano dalla partita in sé per sé, però veramente noi nel girone di ritorno non possiamo dire di aver avuto un solo episodio a nostro vantaggio e credo che siamo l'unica squadra dalla Serie A alla terza categoria. Anche un fallo di mani in corso, per lì quello era rigore tutta la vita. Ma quello che mi ha dato fastidio anche l'atteggiamento dell'arbitro, cioè. Voi siete quelli che dovete commentare, io tante volte l'ho detto, però andiamo avanti. Credi allucinante.